Pioli's on fire, la 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 la, Pioli's on fire, la 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 la, Pioli's on fire. Boom! Tribù rossonera, tribù di gente vera. Buon giovedì e che bel giovedì! 2 di dicembre a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Ancora sono stamattina preso da quell'eco del Pioli's on fire che vi ha lasciato con l'ultimo video di ieri sera di questo impazzisco Genoa-Milan 0-3. E il giorno dopo ancora chiaramente c'è entusiasmo, ovvio. Poi il Napoli che ha pareggiato in casa del Sassuolo con quel gol di De Frella annullato proprio in pieno recupero, il 3-2, poteva veramente essere la ciliegina sulla torta, visto che il Napoli stava vincendo 2-0 e avrebbe veramente, a differenza nostra che eravamo in vantaggio 1-0, abbiamo perso poi 3-1, che è in casa, però il Napoli era avanti di 2 gol e rischiava di perdere, proprio sorpassato da questo Sassuolo ormai una mazza grandi, è una bestia nera. Quindi a tutti coloro che criticavano questo Milan, ieri hanno avuto la risposta immediata che questo Sassuolo è una squadra che mette in difficoltà tutte le grandi, aveva vinto anche in casa della Juventus, quindi adesso aspettiamo solo che faccia lo stesso con l'Inter. Ecco. E ieri è stata una prestazione davvero importante da parte dei ragazzi. È sì vero che molti mi hanno detto che il Genoa ne mancavano 7, e manca a noi. Anzi, adesso bisogna cominciare a fare realmente le prenotazioni per Lourdes, ragazzi, lo dico qua ufficialmente. Cominciamo a prenotarci perché una parte dovrà andare a Lourdes, cioè proprio a benedire la squadra con il tecnico, e invece dall'altra parte la dirigenza deve andare dalla mamma di Lukaku e fare qualche fattura che noi sappiamo, perché cioè, a me sembra che il Milan davvero è la squadra più sfigata che c'è in Italia in questo momento, ragazzi, cioè veramente incredibile. Anche ieri, adesso bisogna vedere se Chiaer effettivamente l'infortunio non è niente di che, speriamo, incrociamo le dita, perché se no sono altri cacchi amari. Sicuramente è da notare il ritorno di Tomori. Tomori dà una sicurezza in difesa, c'è poco da fare, la sua presenza, un Maignan strepitoso in 2 interventi, davvero super portiere. Fanno sì che insieme a un attacco che ieri è stato finalmente prolifico, un Ibra in spolvero con un grande calcio di punizione, un Junior Messias che fa tacere tutti coloro che fino adesso lo criticavano, non pensavano che potesse essere giocatore da Milan, invece ieri ha tirato fuori dal cilindro magico ben 2 gol diversi uno dall'altro, uno di testa e uno di interno piede sinistro, che è il suo piede veramente vellutato, l'ha messo lì all'angolino. Davvero grande, grande, grande. Comunque, in generale, una prova di sicurezza da parte di tutta la squadra. Un Milan sul pezzo. Tra l'altro, anche Pioli, a fine partita, ha detto ciò che io vi auspicavo già dal dopo partita contro il Sassuolo. Vedrete che col Genoa entreranno in campo come dei leoni per stravincere. E così è stato. Anche Pioli lo conferma. Abbiamo reagito. Messias, me lo aspettavo così. Infatti, lui difende tantissimo il lavoro della sua squadra e soprattutto di questo ragazzo che dice veramente le gerarchie cambiano di continuo, il club mi ha dato dei giocatori forti e è un giocatore che mi aspettavo, giocava in un certo modo, dice a Crotone, e allo stesso modo lo può fare anche nel Milan. Io ho detto che mi piaceva Paolo, piaceva Ricky, Massara chiaramente, propongono 3-4 giocatori dallo scouting e poi noi decidiamo. Penso possa crescere ancora, ha fatto 2 gol di qualità, è contento. Poi si sofferma appunto su questo infortunio di Chiaer, dice è l'unica nota stonata purtroppo della serata. Su Gabbia dice era stato ammonito, l'ho tolto perché era abbastanza nervoso. Recupereremo, dice comunque, dalla prossima Romagnoli e Kalulu può fare il centrale. Quindi vediamo anche in questo caso che cosa succederà, sperando che davvero l'infortunio di Chiari non sia niente di grave. Messias anche infortunato, dice io merito il Milan, è passato il tempo delle favole. Ed è vero, dopo quel gran gol di testa al Wanda Metropolitano e questa grande prestazione di ieri con questi 2 grandi gol davvero da vero giocatore,
Io penso che ormai si può tranquillamente ritagliare uno spazio importante in questo Milan e lui lo dice ai microfoni di Sky a fine partita: sono al Milan perché me lo sono meritato. È passato il tempo di parlare di favole e di cosa facevo una volta. Infatti, che poi dopo un po' rompe le palle questo fatto del fattorino, scaricare i frigo e tutto qua. Basta, cioè viviamo il presente, non ancoriamoci nel passato, super favola, viviamocelo perché è un ragazzo davvero anche per bene e si vede che ha dei valori. Valori, una persona corretta, educata. Quindi bisogna parlare di quello che faccio adesso, giusto? Quindi ha zittito anche tutti coloro che devono sempre poi ricamarci delle storie su. Poi c'è un'altra notizia che riguarda proprio Zlatan Ibrahimovic. Lui ha già fatto sapere al Milan un messaggio molto chiaro che vuole il rinnovo del contratto. Infatti, a fine partita, quando è stato intervistato da Sky Sport, dice: ora devo rinnovare anche io, dopo che era stato appunto rinnovato Pioli. Se lui rinnova, rinnovo io. Sono molto felice per il mister, si merita tutto, sta facendo un grande lavoro e deve continuare così. Quindi Zlatan ancora voglia di continuare questa avventura al Milan che è reiniziata nel gennaio del 2020 dopo che fu ceduto al Paris Saint-Germain nell'estate 2012. Lui non voleva, lui voleva rimanere al Milan. E dunque adesso lo scorso rinnovo contrattuale è stato ufficializzato, vi ricordate, il 22 di aprile 2021 ed è possibile che proprio nei primi mesi del nuovo anno, in base anche alla condizione, alla volontà di ambo le parti, si possa continuare per un altro anno. Quindi lui l'ha fatto capire chiaramente, io voglio continuare a giocare. Vediamo se Davi Aldo Rossi percepiscono il messaggio. E per concludere, chiudo con un abbraccio che è stato commovente per noi grandi tifosi del Milan, veri tifosi del Milan. Quando a fine partita c'è stato quell'abbraccio tra Shevchenko e Dida, Dida il nostro preparatore atletico dei portieri e Sheva, nuovo allenatore del Genoa, che comunque gli auguro un grande campionato, al di là che ha perso contro di noi, spero che possa recuperare e possa fare bene perché è sempre nei nostri cuori. E alla fine della partita c'è stato quell'abbraccio che ricordava, almeno io me lo ricordo perché ero anche a Manchester, quella notte magica che abbiamo battuto la squadra più odiata d'Italia e la nostra vera grande rivale che è la Juventus, quando segnò quel rigore Shevchenko, l'ultimo rigore, e quando marcò quel gol. A parte vi dico, io sono impazzito in quel momento perché penso che ero da TSO, cioè veramente ero uscito fuori di senno su quel rigore. Vedere che Dida gli si è buttato, il primo che si è buttato addosso, quell'abbraccio con Sheva, dopo che Dida è stato anche un grande protagonista, parando tre rigori in quella finale, davvero rivederli poi ieri dopo tanto tempo, non vi nego che una lacrimuccia di emozione mi è scesa, perché è vero che non bisogna vivere di ricordi, però è anche bello rivedere che quando due campioni, due leggende del passato del Milan si ritrovano dopo tanti anni con questo abbraccio sincero, vuol dire che quel vincolo, quel legame ancora è rimasto e quindi c'è un trait d'union che spero possa adesso farci gioire per altri grandi trofei e per altre grandi vittorie che il nostro club merita. Noi tifosi meritiamo perché noi siamo il Milan, siamo la squadra italiana più titolata al mondo, in Europa. E ovunque, in Italia, a Milan, in Europa, a Milan, e ovunque, Milan per sempre rosso-nero. Un bel like se ti è piaciuto il video, iscrizione al canale con campanellina attiva per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni mio nuovo video. Noi oggi ci rivediamo in live presto perché stasera alle 9 sarò ospite su Ground Zero Channel per un programma che riguarda le persone che vivono all'estero e io vabbè, io ormai lì sono di casa, almeno una o due volte al mese sono ospite fisso su quel canale che vi invito di seguire, Ground Zero Channel. Quindi alle 9 sarò lì come ospite e qui invece verso le 6, 6 e mezza farò una live insieme a voi, a tutti voi che siete coloro che fanno sì che questa tribù cresca e vada avanti, la vera tribù rossonera. Quindi io ti aspetto, tutti i miei link, come ben sai, se mi vuoi seguire anche negli altri social, li trovi qui in basso. Do un bacio alle mie amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù.
Aug, 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 e vogliamo cantare ancora l'ultima volta? Pioli's on fire, la 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 la, Pioli's on fire, la 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 la, Pioli's on fire, la 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 la, Pioli's on fire, boom, la 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 la. Grandi ragazzi, vi aspetto più tardi, ok? E non dimentichiamoci il nostro grande mantra, sempre Forza Milan. Ovunque e comunque. Un bacio e a dopo. Ciao!